Nel giugno del 44 ad Auschwitz-Tremonowitz, nel lager di Auschwitz-Tremonowitz, si incontrano un uomo e un ragazzo. L'uomo si chiama Lorenzo Perrone, è un muratore con la terza elementare che lavora fin da quando è ragazzino e che è arrivato lì come lavoratore volontario. Il ragazzo si chiama Primo Levi ed è lì come schiavo degli schiavi, secondo quanto lui stesso avrebbe raccontato. Quest'uomo lo aiuta sistematicamente, incessantemente, rischiando ogni giorno per 6 mesi di finire dall'altra parte, appunto dalla parte degli schiavi, permettendogli così di sopravvivere. Lorenzo Perrone diventerà poi, molti anni dopo, un giusto tra le nazioni e questa storia commovente, struggente, perché lui non riuscirà mai a riprendersi da quello che ha visto, appunto dall'inferno che ha avuto davanti agli occhi e che ha cercato di fermare facendo pugni con il mondo, per riprendere un'altra immagine di Primo Levi, in qualche modo l'ha piegato. Eppure questa storia, pur essendo appunto struggente nel suo finale, ci racconta come si possa stare uniti in ogni condizione, come l'umanità possa sgorgare sempre e comunque, anche nell'inferno in terra, anche ad Auschwitz. È una forma di resistenza anche questa, è una delle tante forme di resistenza che dobbiamo sempre declinare al plurale.